bentrovati amici di InfoCilento e benvenuti ad una nuova puntata di Paese che vai, Proloco che trovi. Nel corso delle settimane incontreremo le varie Proloco presenti in Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questa settimana è la volta della Proloco di Pertosa e siamo in compagnia di Antonio Coronato. Grazie mille per essere qui con noi e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Buonasera. Allora, partiamo subito col dire proprio quando è nata la Proloco di Pertosa. Allora, beh, c'è una bella storia. Diciamo che la Proloco di Pertosa purtroppo per 30 anni è stata senza la comunità di Pertosa, è stata senza Proloco. C'è stata negli anni 80 una grande Proloco che ha fatto un grande evento per il presepe delle grotte a Pertosa Oletta. E poi si sciolse per tante motivazioni e poi per 30 anni non abbiamo avuto la Proloco. E infatti noi siamo una Proloco neonata. Ah. Quindi è nuova, è fresca fresca. Sì, siamo nati nel 2019, praticamente abbiamo ripreso appunto la Proloco, abbiamo coinvolto tutta la cittadinanza, la comunità e abbiamo fatto diversi già progetti, iniziative, anche se poi questa pandemia alla fine ci ha bloccato, ma ci ha dato modo anche di, voglio dire, rivalutare, insomma, ricostruire di nuovo progetti per il futuro, per le nostre comunità. Certo, quindi ad oggi diciamo quanti componenti fanno parte appunto della Proloco? Noi come iscritti abbiamo circa una quarantina di iscritti, diciamo su una popolazione di 600 abitanti è una bella percentuale, anche se adesso ci allargheremo perché coinvolgeremo anche, voglio dire, altre associazioni, perché un po' il problema di queste piccole comunità è anche questo, perché molte volte la Proloco non è un punto di riferimento, ma deve diventare un punto di riferimento forte per tutti quelli che vogliono fare volontariato e associazionismo. È fondamentale, deve camminare insieme all'istituzione, insieme al comune. Questo percorso è fondamentale per far sì che i progetti poi vadano a buon fine. Certo, poi soprattutto è anche importante magari coinvolgere tanti giovani, perché ecco appunto nei piccoli centri magari c'è anche il fenomeno un pochino dello spopolamento, quindi creare queste belle forme di associazionismo è importante. Assolutamente, è fondamentale, bisogna partire dai giovani. I giovani sono l'elemento, l'energia, l'entusiasmo che danno, voglio dire, anche a noi un po' più grandicelli. Quindi no, lo facciamo per loro, per Certo. tramandargli le tradizioni, la nostra cultura, il nostro sapere, ma anche per prendere energia da loro e fare cose nuove. Quindi, voglio dire, Eh sì. arricchirci anche noi col nuovo, voglio dire, alfabeto tecnologico. Certo. Quindi Eh è sì. un darsi ricevere, insomma. È uno scambio, insomma, un bello scambio anche Assolutamente. generazionale. Assolutamente. Quindi diciamo, allora, partiamo un po' anche dal passato. Prima ci accennava che in passato ci sono state delle belle iniziative appunto messe in campo proprio dalla Proloco. Quindi prima di parlare magari di quelle che ci saranno in futuro attuali, facciamo un passo anche indietro ricordando qualche manifestazione o iniziativa che è stata messa in campo che ha riscosso comunque successo. Assolutamente. Allora noi, come dicevo, siamo nati nel 2019, già nel 2019 ad agosto abbiamo preparato una piccola satira di paese sui cavatelli tipici col tegame, voglio dire, abbiamo ripreso questo, perché questo bisogna fare, bisogna Sì. prendere anche, voglio dire, i prodotti tipici di una volta e cercare di Certo. valorizzarli per poi trovarli nei nostri ristoranti. Noi a Pertosa abbiamo la fortuna di avere già il Carciofo Bianco, che è un presidio slow food, quindi anche Esatto. su quello stiamo lavorando, abbiamo lavorato e lavoreremo. Dicevo, abbiamo fatto questa prima iniziativa d'agosto, quindi è stato veramente un grande successo per tutta la Sì. comunità. Poi abbiamo praticamente partecipato insieme alla Fondazione Emilia che gestisce le grotte di Pertosa Oletta, Sì. abbiamo partecipato a praticamente una bella edizione dei giovani della terra, è stata veramente particolare, rivolta al territorio, a tutte le energie, a tutto Certo. praticamente quello che era l'artigianato, la cultura culinaria, i prodotti tipici, il sapere, i sapori, voglio dire, di un territorio che veramente ha tante potenzialità Sì, inespresse.
Questa manifestazione è chiamata Voci dalla Terra, davvero una manifestazione particolare, molto culturale. Poi a dicembre abbiamo riproposto quello che ha fatto la Proloco vecchia, diciamo, negli anni Ottanta, il presepe nelle grotte, che io ero bambino, mi ricordo, fu un grande successo. Abbiamo Molto riproposto questo caratteristico, sicuramente. evento, esatto, la location è ideale, e quindi siamo partiti, abbiamo fatto il presepe nelle grotte, col presepe vivente, poi con tutto il villaggio dei saperi, dei sapori tradizionali, prodotti tipici, artigianato. È stato un evento davvero bellissimo, col Immagino. presepe artistico installato nelle grotte. C'è stato praticamente il direttore artistico di questo evento, è stato Espedito De Marino, che era il chitarrista, è il chitarrista, è stato il chitarrista di Roberto Murolo, e Ah, lui lavora quindi molto su questo progetto delle pastorali, davvero molto interessante. bello, Nello interessante. stesso tempo, però, siamo stati anche Proloco, capofila delle Proloco del Vallo di Diano, in un progetto interregionale con la Basilicata e la Calabria, dove i presepi raccontano l'antica Lucania. Era un evento dove volevamo mettere insieme un po' tutto quello che era la grande Lucania di una volta, mettere Bello. insieme tutti i mercatini, i presepi, tutto quello che sono gli eventi natalizi. E abbiamo fatto un calendario insieme. E ci siamo riproposti di ripartire dopo la pandemia. Abbiamo coinvolto circa 30 Proloco della provincia di Salerno, della provincia di Potenza e Quindi della provincia di una bella Caserta, rete. dell'Alta Calabria. Sì, abbiamo fatto veramente una cosa straordinaria. Abbiamo avuto anche visibilità regionale, perché siamo stati anche sul pre-regionale, quindi ha avuto un grosso, voglio dire, eco a livello, Mediati. diciamo, di visibilità. E adesso ci siamo riproposti di ricominciare con la Proloco di livello, perché bisogna collaborare, bisogna partire da No, questo ma è presupposto. fondamentale. Purtroppo nel nostro territorio, nel Cilento, ma nell'intero sud, manca questa cultura, che è la cultura della cooperazione, la cultura dell'emulazione. Noi siamo qua a piangerci addosso, piuttosto che cercare insomma, fare qualcosa insieme agli altri, perché siamo tutti diversi e la diversità deve essere un arricchimento, non può essere un muro, una barriera, un limite. Sono E d'accordo, quindi certo. io oggi, per questo mi trovo a Gaeta, perché sto avendo anche dei rapporti con la Proloco di Gaeta, perché qua noi dobbiamo andare anche fuori, capire, immagazzinare, prendere le iniziative positive e portarle nel nostro territorio. Qua si sono inventati negli ultimi 5 anni favole di luce, Gaeta favole di luce, cioè io mi ci trovo in mezzo, infatti non so se noti Come questo no? Sì, colorio. vediamo, vediamo. Praticamente è un paese d'inverno finito, dove praticamente si dormiva solo d'inverno, non c'era più niente. Hanno portato 500.000 persone ogni fine settimana, con un niente, voglio dire. Si sono inventati queste luci da favola, proiettano delle favole sugli edifici storici. E noi Certo. non riusciamo, voglio dire, a organizzare un evento natalizio, voglio dire, condiviso tra le Proloco, voglio dire, del territorio. Io parlo in Certo. particolare del Vallo di Diano, del Tanagro, ma anche del Cilento. Sì, Abbiamo eppure dei abbiamo un patrimonio rapporti, bellissimo. assolutamente, eppure abbiamo un territorio straordinario, non conosciuto, non valorizzato. Però attenzione, io dico una cosa, è vero, fino a 10 anni fa, 15 anni fa, non c'era veramente nulla, non c'era veramente nulla, si parlava di rete, ma non c'era nulla da mettere in rete. Vero. Oggi però nel nostro territorio, nel Cilento soprattutto, nel basso palermitano, abbiamo delle grandi potenzialità, perché abbiamo delle grandi eccellenze, è di questo Vero, che dobbiamo sì. parlare, di posti straordinari, suggestivi dal punto di vista storico, paesaggistico, culturale, ma anche delle grandi eccellenze dal punto di vista enogastronomico, e dal punto di vista dell'artigianato, e dal punto di vista dell'architettività. Quindi in questa ottica, in questa luce, io invito tutti i presidenti del Proloco, ma ci vorrebbe un cambiamento culturale forte, voglio dire, dalla Radicale, base radicale, certo. radicale, che dovrebbe, secondo me, partire dalla scuola, voglio dire, dovrebbe educazione proprio, voglio dire, È vero, sì. E al no, territorio. No, E dicevo su perché abbiamo questo. davvero delle belle cose, però forse pecchiamo un po' nella poca valorizzazione di quello che abbiamo, che poi in realtà Esatto. è.
se ci guardiamo intorno, comunque è pieno il Cilento, Vallo di Diano in generale, di bellezze artistiche, culturali, paesaggistiche, però forse, ecco, pecchiamo un po' in Assolutamente. questo. Assolutamente, assolutamente. Noi crediamo nello sviluppo di questo territorio oggi più di ieri, perché anche la regione Campania, e ne siamo sicuri di questo perché abbiamo avuto un confronto anche, se ne facciamo parte dell'Umbria, sia dell'Umbria provinciale, dell'Umbria regionale e dell'Umbria nazionale, l'Umbria è l'Unione Nazionale dei Prodotti Italiani, dove andiamo appunto a confrontarci su quello che sono appunto dei temi interessanti, importanti per lo sviluppo di queste aree interne. Il 2023 sarà l'anno del turismo del ritorno, sarà l'anno, già si parla da qualche tempo di sostenibilità, quindi saranno gli anni di sostenibilità. In queste aree interne dove ancora oggi si vive bene, si mangia bene soprattutto, e c'è la cultura dell'accoglienza, perché abbiamo una grande dote innata, che è appunto la cultura dell'accoglienza, noi Vero. dobbiamo far sì, mettere insieme le istituzioni. Tutte quelle che sono le associazioni, le strutture ricettive, tutti quelli che sono intorno praticamente a questo grande, voglio dire, potenziale Potenziale. turistico appunto dei nostri territori e cercare di tirare un unico, di andare su un unico binario per far sì che questo sviluppo sostenibile avvenga. E oggi che abbiamo sicuramente molti fondi a disposizione, insieme alle istituzioni, ripeto, fare un unico percorso per far sì che lo sviluppi arrivi veramente e dia una svolta economica ai nostri territori, dove poi i giovani riescono a trovare magari anche la qualità lavorativa e possono anche, voglio dire, Sono più rimanere nello stimolati stesso. sicuramente, certo. Sì, no, si evince dalle sue parole ovviamente l'amore proprio spassionato per la sua terra sicuramente, ecco, quindi questo è evidente. E dicevamo anche prima, vabbè, a causa della pandemia ovviamente c'è stato un po' uno stop, però adesso il Natale è anche alle porte, quindi immagino ci siano anche delle iniziative che verranno messe comunque in campo quest'anno. Sì, assolutamente. Allora, naturalmente, noi come Prodoco a livello nazionale siamo fermi perché per questa pandemia, per una questione proprio di rischi, noi non ci sentiamo, voglio dire, di fare eventi almeno fino al 31 dicembre. Poi aspettiamo il 31 dicembre e poi ripartiremo, voglio dire, con gli eventi. Anche se in questi anni, in questo anno e mezzo, comunque abbiamo lavorato, abbiamo un altro Certo, grande non ci si ferma progetto mai. di valorizzare altri prodotti del territorio. Uno di questi sono i vermicelli. Vermicelli Pertosano, che è un piatto unico che io giro molto in Cilento, non sono riuscito a trovare perché ogni paese con il Cilento ha un suo piatto che non trovi da nessuna È parte. vero, è Quindi è proprio tipico tipico di di quella quel zona, vero? paese, non di quella zona, di quel paese, non lo trovi uguale in un'altra parte. Quindi Sì. anche questa è una ricerca da fare, di mettere insieme anche questi piatti particolari, di valorizzarlo. E questo vermicello, fatto col tegame di pietra, fatto in modo particolare, È veramente tutto un procedimento. straordinario. E noi vogliamo valorizzare insieme ai ristoratori, perché noi siamo d'accordo con l'assessorato al turismo della Regione Campania che dice: io non finanzierò più sagre, non butterò i soldi più così perché ormai la sagra è diventata. Ma ci vuole un lavoro, insieme ai ristoratori. Un Tutto il lavoro di percorso che si squadra. fa insieme, perché sono loro che devono poi valorizzarlo praticamente nella loro struttura per darla poi ai clienti tutto l'anno, non solo in quei 3 giorni. Là deve essere una forma di promozione che si deve Sì, fare del prodotto. E quindi assolutamente. dovevamo fare questo evento a febbraio 2020, purtroppo con la pandemia è saltata. Poi c'era anche un Saltato un convegno po'. molto interessante a livello nazionale, proprio sullo sviluppo turistico, sulla sostenibilità e sulla formazione, perché un altro elemento fondamentale è la formazione. Noi oggi abbiamo bisogno di dare informazioni e formazione a tutti quelli che sono le categorie che fanno parte di questo grande calderone. Cioè, non possiamo andare nel ristorante del Cilento e non trovare il vino del Cilento, che abbiamo dei vini veramente straordinari, e piuttosto trovare il vino magari del Friuli. Bisogna Certo. avere anche il vino del Friuli, ma soprattutto bisogna valorizzare quelle che sono le nostre grandi, voglio dire, Sì. eccellenze, e ce l'abbiamo. Perciò dicevo prima, noi oggi abbiamo voglio dire, veramente un futuro aperto perché abbiamo le eccellenze, abbiamo l'ospitalità, Sì, no, abbiamo assolutamente. l'accoglienza, quindi possiamo fare veramente turismo a 360 gradi per quello che Certo. tutto concerne il nostro territorio. Allora, questa è la scommessa, questa deve essere la scommessa. Abbiamo anche un progetto, perché noi come Proloco abbiamo collaborato
praticamente a realizzare il presepe più grande al mondo, che è stato realizzato a Ah. Gaeta, ma purtroppo anche questo per la pandemia La pandemia ha non è bloccato un stato po' tutto, capito. purtroppo. Perfetto, e abbiamo collaborato con questa e praticamente siamo entrati nel Guinness dei primati con il presepe appunto semovente, 3.000 statue tutte in movimento di 60 centimetri creato da un precipizio di scafati e siamo riusciti a collaborare anche in questo progetto. Adesso abbiamo praticamente da portare avanti un protocollo d'intesa con il Comune di Pertosa e con la Fondazione Vita del Circuito di Pertosa Letta per creare praticamente un modello turistico integrato. Che significa? Che il turista quando arriva nel territorio, quando arriva nella location, deve soprattutto lasciare la macchina e potersi spostare in modo green, sempre parlando di sostenibilità, o con la bici, o con il monopattino, piuttosto con la bicicletta elettrica, piuttosto col trenino elettrico, piuttosto che voglio dire con l'asino, col carretto. Quindi trovare una. Cercare di creare un punto di accoglienza, creare un circuito dove di praticamente dare la possibilità al turismo di girare Di e di girare. favorire l'economia in tutte quelle che sono praticamente le zone del paese Eh e le certo. attività del paese. E quindi Sì, anche per perché poi l'intanto siamo questi d'accordo su paesi questo. del Cilento hanno proprio una conformità, cioè sono caratteristici in ogni suo magari vicoletto, posticino, Assolutamente. quindi è importante anche valorizzare questo sicuramente per farlo Ma assolutamente, conoscere. ma io porterò praticamente anche diciamo questa volontà che c'è da parte di alcune prodotti di parlare a livello più generale, perché poi dobbiamo parlare anche di territorio. Noi dobbiamo accorciare i territori, che dico io, perché dico questo? Accorciare i territori significa accorciarli in senso di distanza, dobbiamo creare la mobilità. Oltre che comunale, anche intercomunale, con altri siti, perché noi dobbiamo dare la possibilità ai turisti di venire qua, di poter raggiungere alcuni siti che purtroppo non sono raggiungibili. È vero, no, è completamente d'accordo. E come dicevo prima, ovviamente lei si è avvicinato a questa attività di Proloco sicuramente per amore del proprio territorio. Se qualcuno dei nostri telespettatori volesse magari iscriversi alla vostra Proloco, oppure magari come vi può trovare sui social, che comunque è il mezzo più immediato, come. Assolutamente, Proloco Pertosa, ci trovate sui social, abbiamo la pagina Bene. Facebook, io sono il presidente Antonio Coronato, io ho quest'amore per il territorio, ma lavoro nel campo turistico, parlo anche con un po' di esperienza, scusami la presunzione perché No, opero no, nel no, campo no, ma turistico si già nota, da si nota. 35 anni. Perché io lavoro alle grotte di Pertosoletta, faccio parte praticamente della Fondazione Mita, quindi Ah, ecco. faccio, e ho messo a disposizione la mia esperienza appunto alla Proloco che può dare tanto al territorio dal punto di vista Certo. associazionistico. Perfetto. E quindi diciamo, tante sono le idee che sicuramente ci sono e che speriamo vengano messe subito in campo. Io la ringrazio per questo intervento che è stato. Chi non conosceva Pertosa in questi pochi minuti ha conosciuto tanto, davvero, perché è stato molto esaustivo nella Pertoso sua. poi oltre alle grotte, infatti non solo grotte, lancio giusto quest'ultimo messaggio, ma Certo. dovete sapere che noi abbiamo l'unico museo di suolo in Italia, abbiamo il Museo Spelo Archeologico che racconta un'altra unicità che è il villaggio pallafitticolo risalente al Bronzo Medio di Pertosa, facciamo rafting, abbiamo creato un sistema che deve essere emulato in altri territori del Trento. Per non fare tutte le stesse cose, cercare di Certo. diversificare l'offerta, questo è sempre fatale. Va benissimo. Allora io la ringrazio tanto per essere stato qui con noi. Invitiamo ovviamente tutti a visitare Pertosa e speriamo che presto si possa Assolutamente. tornare a fare delle belle iniziative per stare tutti insieme. Assolutamente. Io vi faccio i complimenti perché anche voi state lavorando veramente benissimo e grazie Grazie. dell'opportunità e della visibilità. Grazie Buona mille a serata. lei. Grazie altrettanto. Grazie a te. Ringraziamo allora il presidente della Proloco di Pertosa e noi ci rivediamo nella prossima puntata di Paese che vai, Proloco che trovi. Ciao a tutti.